È bruciata Notre Dame. Nulla di grave. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come avete capito dall'intro del video, oggi parleremo del rogo di Notre Dame. Quel rogo accaduto il 15 aprile che ci ha tenuti incollati tutti, me compresa, davanti alla TV. All'inizio lo sgomento più totale. Penso che il sentimento comune della popolazione mondiale sia stato vedere in fumo ricordi, attimi spensierati passati in una delle città più belle del mondo, l'affezione anche all'immaginazione che noi abbiamo nei confronti di una città. Io stessa per prima ho postato su Facebook uno status in cui dichiaravo tutto il mio essere affranta, il mio essere sgomenta davanti a tale catastrofe. Poi però ho cominciato a guardare trasmissioni in TV, ho cominciato a vedere anche l'attenzione mediatica e ho cominciato ad analizzare, da storica dell'arte e da esperta d'arte, tutte quelle che sono le componenti di questa tragedia e mi sono detta, dai, non è poi nulla di grave. A questo punto molti di voi urleranno allo scandalo: ma come, Ombretta, tu che ami Parigi, ma come, Ombretta, tu che hai studiato arte, ma come, Ombretta, tu che fai la storica dell'arte, tu che fai la restauratrice, come puoi dire nulla di grave? Nulla di grave, perché anche nell'excursus della storia dell'arte bisogna avere ben presente cos'è il valore storico artistico, a cosa serve un'opera d'arte e perché l'opera d'arte è veramente importante nella cultura di ogni individuo. Cominciamo dall'inizio, come in tutte le migliori storie. Innanzitutto, nulla di grave. Perché? Perché non ci sono state vittime, quindi già di per sé è una tragedia dell'oggetto, ma non è una tragedia per l'umanità. Non è morto nessuno, si è ferito un vigile del fuoco, questa è una cosa veramente grave, ma non è morto nessuno. Ho visto mettere in parallelismo la tragedia delle Twin Tower con la tragedia di Notre Dame. Tragedia vera? No, è solo un peccato Notre Dame, un vero peccato, ma non è una tragedia. Già il solo fatto che non ci sia stata nessuna vittima fa sì che questo incidente sia declassato da tragedia appunto ad incidente. Dopodiché, ma è un incidente avvenuto ad una cosa, ricordiamoci comunque che Notre Dame, per quanto simbolo della Chiesa cristiana, per quanto baluardo della sacralità, per quanto simbolo di una città, per quanto monumento più visitato, uno dei monumenti più visitati al mondo, è soltanto una cosa, è soltanto una cosa. E che sia io a dirvelo deve in qualche maniera rassicurarvi e non deve allarmarvi. Dal punto di vista religioso, per i cristiani, ho visto tante persone pregare davanti a Notre Dame che andava in fumo. Sappiamo bene che chi è cristiano non vede risiedere nell'oggetto la presenza di Dio, ma vede risiedere nel proprio cuore, nei propri principi, nei propri gesti. Diciamo che il tempio è soltanto un luogo dove la concentrazione è favorito. Le chiese, le cattedrali nascono per questo, sono proprio studiate in maniera tale da catalizzare lo sguardo verso l'altare e fare in modo che i sentori della chiesa vengano trasmessi alla persona e che quindi la persona possa catalizzare meglio il proprio pensiero verso Dio. Un edificio gotico come Notre Dame è proprio il tripudio di quello che vi sto dicendo, perché sì, esiste la spinta verso l'alto, no? Che porta a Dio, i suoi archi rampanti proprio questo vogliono significare, ma gli stessi archi rampanti che svettano verso l'alto, vi ricordate cosa vi ho detto quando vi ho parlato di questo stile? Vi lascio qui il link del video. Che erano il lavoro dell'uomo portato all'estremo per far vedere a Dio quanto alacremente si lavorasse per lui. Erano degli ardimenti tecnici dell'architettura dell'epoca che volevano proprio significare un momento di sentire storico particolare. Era il momento in cui si voleva creare l'impossibile attraverso il lavoro dell'uomo e dedicarlo al Signore. È lo stesso momento in cui si voleva far vedere che l'uomo poteva farcela con i mezzi
umani a creare delle cose che quasi non poggiassero per terra ma che svettassero verso l'alto, con ardimenti appunto stilistici, tecnici, architettonici e ingegneristici tali da far rimanere tutti a bocca aperta. Bene, questo dal punto di vista culturale nella nostra epoca si è perso totalmente. Non ci interessa più di esacerbare lo sforzo per dimostrare la nostra bravura. Noi oramai siamo diventati minima spesa, massima resa. Ma minima spesa, massima resa spesso porta all'epilogo che abbiamo visto in TV qualche sera fa. La grandissima guglia che è caduta miseramente sotto il rogo, che si è quasi sbriciolata, che si è carbonizzata davanti ai nostri occhi. Bene, sì, è gotico, ma la guglia non era gotica, era neogotica, era una aggiunta dell'Ottocento, quindi anche dal punto di vista storico-artistico piangiamo, diciamo così, con un occhio. Sicuramente lo skyline di quella cattedrale, per come ce lo raffiguriamo noi in mente, è stato sicuramente deturpato, ma non è nulla di grave, anche perché questa cattedrale ha finito di essere rimaneggiata in tempi recenti. Le vetrate stesse di cui tanto si sta parlando non sono tutte autentiche dell'epoca di fondazione. Gran parte di queste sono state rimaneggiate e rifatte fino a metà del Novecento, quindi nulla che si è perso non può essere rifatto. Abbiamo visto quindi dal punto di vista antropologico che non è stata una tragedia, dal punto di vista religioso non è stata una tragedia, perché anche lì non ci hanno tolto nulla, non abbiamo qualcosa in meno nella nostra fede se una chiesa va a fuoco. Dal punto di vista artistico sono successe cose assai peggiori. Già il crollo della cupola di Assisi, avvenuto il 26 settembre del 1997, fu un evento di gran lunga più tragico. Fu tragico perché morirono delle persone sotto le macerie di quella cupola, che morirono dei tecnici della sovrintendenza sotto quelle macerie, mi pare anche il parroco stesso, e soprattutto venne giù una volta che era di gran lunga più preziosa della volta di Notre Dame, volendo dare un valore storico-artistico alle cose che sono andate distrutte, che comunque poi è stata restaurata e ricostruita egregiamente. Detto ciò, andiamo avanti. A cosa serve un'opera d'arte? È un edificio architettonico, è già qualcosa di diverso da un'opera d'arte come una scultura o un quadro. Un'opera d'arte serve a raccontarci l'excursus culturale di una popolazione, no? Di una civiltà. Notre Dame quindi era ed è la summa del racconto della storia di Parigi, con le sue varie manipolazioni che ha avuto nel corso della sua vita, che sono state veramente tante e alcune di esse veramente recentissime, come vi dicevo. Mettiamoci anche in testa che Notre Dame è uno degli edifici più mappati fotograficamente del mondo, e quindi non abbiamo perso nulla dal punto di vista culturale, storico-artistico, perché tutta la cultura che ci poteva arrivare da quel monumento è ben fissato sulle pagine dei libri, nelle varie bibliografie, è ben certificato tra foto, e per questo si potrà ricostruire tutto dal punto di vista architettonico in maniera uguale a quello che era. Un occhio profano non si accorgerà del nuovo e del vecchio, del nuovo e dell'antico. Sarebbe invece interessante lasciare proprio scorgere questa differenza, perché da un punto di vista storico-artistico dell'excursus del tempo, l'incendio che ha coinvolto Notre Dame è comunque un punto importante nella vita della cattedrale, e quindi dovrebbe essere testimoniato da un ricordo di questo giorno che rimarrà per tutti noi impresso a fuoco nelle menti. Notre Dame verrà ricostruita, ci vorranno i tempi del 2000, quindi nel senso, intendendo con i tempi del 2000, tutte quelle lungaggini che scaturiranno dall'avanzare dei nostri tempi. Ma l'incendio di Notre Dame è anche il risultato dei tempi del 2000, no? Noi in TV si sono subito affrettati a tranquillizzarci: non è stato un attentato, tranquillizzatevi, non è stato un attentato. Ma mentre loro dicevano non è stato un attentato, io mi arrabbiavo sempre di più, perché sarei stata molto più consolata dal fatto che
fosse stato un attentato a toglierci quell'opera d'arte, perché se fosse stato un attentato ci sarebbe stata una giustificazione, era colpa di qualcuno, no? Ma un incidente è peggio di un attentato. Nel voler scagionare l'attentato, quindi la gravità, quindi anche non scoraggiare la gente a visitare Parigi, non vi preoccupate, non è stato un attentato. Anche se nella Settimana Santa non è stato un attentato, continuate a venire, non fate andare in down il turismo. Io ci leggo anche tutto questo dietro delle smentite troppo veloci, perché non è stato un attentato, chi l'ha detto? Non potrebbe essere anche un operaio ad aver fatto un attentato. Noi che ne nelle prime ore, nelle prime 2-3 ore, uno cosa ne può sapere? Eppure già le voci erano martellanti sul fatto che non era stato un attentato, come a voler proteggere in una bolla quella situazione e a volerla escludere a priori. Benissimo, escludiamola. Ma è peggio. È peggio. Perché è peggio? Perché non ci siamo saputi prendere cura di un bene comune, di un bene nostro. Perché la Francia non si è saputa prendere cura di un bene suo. Perché è impensabile nel 2020 che da un ponteggio scaturisca un incendio. È impensabile. È la somma della nostra deviata società. Prima di andare avanti devo anche dirvi che non è gli edifici cristiani in Francia, alcuni quantomeno, non sono molto informata su quello, non sono come in Italia proprietà della Chiesa, proprio per una legge che diede la separazione tra la Chiesa e lo Stato, appartengono allo Stato e non appartengono alla Chiesa, sono dati in dotazione, diciamo così, in parole spicce, alla Chiesa, ma gli edifici sono statali e quindi è lo Stato che se ne deve prendere cura. Quindi se Macron voleva rassicurarci dicendo che durante il suo governo non c'era stato un altro attentato, Macron contemporaneamente si è buttato un'enorme zappa sui piedi dicendo che sotto il suo governo ha fatto andare a fuoco, perché la responsabilità è del capo, ha fatto andare a fuoco Notre Dame. Come si poteva evitare? In vari modi. Innanzitutto con degli impianti antincendio che nel 2000 devono essere apposti sia sui ponteggi che all'interno delle opere d'arte, all'interno degli edifici architettonici. Gli impianti antincendio devono essere tali e tanti a seconda della materia di cui è fatto un edificio. Un edificio ligneo deve naturalmente averne molti di più punti di sfogo che non un edificio in cemento, e comunque devono essere curati anche dal punto di vista della materia da buttare per spegnere l'incendio, di materiali adatti a non deturpare, a non cagionare ulteriore danno a quelle che sono non soltanto le strutture architettoniche ma anche i tesori molto spesso contenuti in questi scrigni d'arte. Quindi insufficienza delle risorse interne della cattedrale, insufficienza delle risorse esterne, perché in un cantiere quando c'è un ponteggio non può restare nulla di infiammabile sui ponteggi. Molti profani, no? Chi non sa come funziona un lavoro di restauro in ponteggio, pensa che i restauratori portino su il materiale che serva e che finito l'orario se ne vadano, lasciando sul ponteggio anche materiale infiammabile, materiale di ogni tipo. No, un ponteggio, specie se è un ponteggio di un bene dichiarato dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, funziona così: vi è un deposito dove la mattina tutti i restauratori, gli operai restauratori, coloro gli addetti ai lavori si recano, prendono i materiali che vengono annotati e computati, tipo sto dando 1 litro di solvente a Tizio per l'area 3, con questo dovrebbe fare presumibilmente 30 metri quadri. Tutti i materiali vengono dati a fine giornata o a fine, addirittura alcuni fanno a fine turno dell'impiegato, scendono e riportano in deposito i materiali e si computa quanto se ne è consumato, quindi si registra l'uscita e si registra il rientro, quindi non possono neanche rimanere dei barattoli in giro perché è tutto monitorato. Il materiale che viene consumato perché non deve essere sprecato, quindi viene così controllato il lavoro della persona che lo fa, quanto ha fatto performare quel materiale in un determinato lasso di tempo, quanto ne è giovato per fare una determinata parte, in modo che le scorte possano essere
sempre idonee alla richiesta dell'edificio. E quindi, e soprattutto per legge, i ponteggi devono essere sempre sgomberi. Non ci possono essere delle cassettine lasciate là sopra con della roba che possa andare a fuoco accidentalmente. In più, altra lacuna dal di dentro è che all'inizio e alla fine di ogni lavoro ci deve essere l'ispezione dei ponteggi, anche se sono grandi, e la sovrintendenza deve ispezionare quei ponteggi. Non è, voi direte, ma vengono appaltati a delle ditte private. A maggior ragione, la sovrintendenza, cioè lo sguardo dello Stato, deve porsi, ma a maggior ragione, quando questi lavori vengono appaltati alle ditte, perché sì, è vero che le ditte si assumono una responsabilità che può essere legale, civile, onerosa, danarosa di quel bene, ma anche chi se ne importa, perché se un bene è poi perduto, è inutile che poi rifondano i danni. A noi quel bene non lo ridaranno più per com'era. È come se voi lasciaste vostro figlio dalla babysitter e ve lo facesse trovare con un braccio in meno. Ha voglia che poi gli paga l'operazione, gli paga l'assicurazione, gli paga quello che volete voi. Ma voi capite bene che vostro figlio non è più lo stesso. È un po' di... vi sale un po' di nervoso. Proprio per dirla in soldoni e per farla capire sul personale. Noi... e dico noi come società civile odierna, ci stiamo comportando un po' come i figli dei genitori ricchi, abbracciando uno stereotipo comune secondo cui molti figli dei genitori ricchi sperperano i soldi del papà e della mamma senza produrre nulla di nuovo e senza produrre soprattutto nulla di buono, e quindi vanno avanti finché c'è un bagaglio a sostenerli alle spalle, ma poi una volta che finiscono i soldi è finito tutto. I nostri anni, la nostra società odierna, dal punto di vista della storia dell'arte, si sta molto comportando così. Ci stiamo facendo grandi, ci stiamo facendo ricchi sui beni che ci hanno lasciato i nostri genitori, i nostri antenati, senza apportare nulla di nuovo su di essi, quindi senza fare in modo di proteggerli in maniera particolare, dandoli quasi per scontati, no? Un benessere che è dato per scontato. In Italia noi siamo maestri in questo, abbiamo centinaia di meraviglie di cui non ci ricordiamo mai. Molti di voi saranno stati a Parigi, ma non so se tutti quanti siete entrati in Notre Dame mentre eravate a Parigi o abbiate attenzionato tutte quelle che erano le sfaccettature di quei monumenti. Perché? Perché tanto è là, lo diamo per scontato, poi quando non c'è rimaniamo tutti impalati davanti alla televisione a guardare andare in fumo una cosa che avevamo e che non abbiamo più. E allora godiamocela nel momento in cui l'abbiamo, ma chi ne ha la responsabilità deve anche fare in modo di proteggere quella cosa che abbiamo, e non si possono demandare queste responsabilità ad aziende private, perché il bene è tuo, tu la scegli la babysitter per tuo figlio, quindi se prendi una scapestrata è colpa tua in qualche maniera, poi lei pagherà i danni, ma intanto tu ne avrai subito comunque un grande danno. Quindi bisogna essere più consapevoli del patrimonio che abbiamo. Ora poi stiamo sentendo della corsa agli aiuti, dei grandi magnate, di grandissime industrie cosmetiche che vogliono dare soldi a destra e a manca. Ma perché non li davano prima per mettere un'impiantistica idonea a Notre Dame? Invece di aver bisogno dell'epocale tragedia per intervenire. Perché certo, perché? Perché i teli sulle impalcature per il restauro di Notre Dame varranno miliardi, perché le grandi aziende faranno la corsa ad avere per 10-15 anni sulle impalcature i teli che pubblicizzino i loro prodotti, perché come fu per Ground Zero diventa un punto in cui si va a vedere quello che è successo. Quindi se fino a oggi Notre Dame era uno dei monumenti più visitati del mondo, da domani lo sarà ancora di più, perché c'è anche la curiosità di andare a vedere il danno, la curiosità di andare a vedere quello che è successo, quindi campeggiare su un ponteggio con la scritta "comprati il mio rossetto che è perfetto" avrà una presa enorme. In più, sei il benefattore che sta facendo tanto per quella chiesa, ma perché non lo facevi 15 anni fa quando stava bene ed era in salute e tu i soldi li avevi lo stesso? Così tutti i grandi magnati che ci fanno credere attraverso i media essere dei grandi benefattori, quando invece è motivo di interesse esserci in questo momento, perché in questo momento l'occhio, il grande occhio di luce è puntato lì, quindi tutti ti vedono.
quando nessuno sapeva che Notre Dame era in grandi difficoltà perché aveva bisogno di interventi e non gliene fregava niente a nessuno passare in sordina la beneficenza, nessuno la faceva. Devo dire che per certi aspetti, visto ciò che serviva alla Basilica dal punto di vista dei lavori di restauro, forse questa nuova sferzata potrebbe anche esserle giovata, come si suol dire, ogni impedimento è per giovamento, perché con ciò che arriverà per il ripristino dettato non da un moto di altruismo, ma da un moto di interesse di chi vorrà apportare il proprio beneficio alla questione, ne potrà giovare anche per gli interventi che necessitavano anche prima dell'incendio. Una nota di preoccupazione invece seria va per ciò che era contenuto all'interno di Notre Dame. Anche i dipinti e tutti gli orpelli e tutte le opere d'arte che erano contenute. Su quello ancora non si è fatto un computo, non vi so dire nulla. Non so se il San Giobbe di Guido Reni si è salvato, in che stato, in che condizione è, perché erano tutte opere bellissime, delicatissime, che non si sa in che condizioni siano uscite. Hanno detto della corona di spine, hanno detto un po' in TV, ma non si sa esattamente. Il mio pensiero, quando vedevo Notre Dame bruciare, andava ad un modellino della cattedrale che era dentro Notre Dame, un modellino ligneo bellissimo. Mi ricordo che stetti lì a guardarlo, di recente fattura, mi ricordo che stetti lì a guardarlo per ore, pensando, avendo fatto modellistica e capendo il tempo che ci è voluto per farlo, chissà quanto tempo ci hanno messo a farlo. Quindi vedete come certe volte il contenuto valga più dello scrigno. Con questo non voglio sminuire la maestosa bellezza della cattedrale di Notre Dame, però voglio dire che quello che si è perso in termini architettonici si ritroverà. In più vi dico un'altra cosa: c'è una corrente di pensiero nel restauro capitanata da John Ruskin che si chiama il restauro romantico, secondo cui gli edifici architettonici non devono essere aiutati dal punto di vista del restauro conservativo ed integrativo, ma devono essere lasciati andare per la loro strada, perché ogni segno di un'epoca deve rimanere su di essi, no? Mano a mano, per quanto concerne questo pensiero, anche l'incendio dovrebbe essere testimoniato lasciandone lì gli esiti. Bene, io non sono di questo avviso, ma sicuramente che l'incendio debba venire testimoniato all'interno di Notre Dame deve essere incastonato in quest'opera d'ora innanzi come monito alla società odierna e al nostro modus operandi in questo mondo. Stiamo producendo pochissimo dal punto di vista storico-artistico, stiamo sfruttando enormemente quello che ci hanno lasciato i nostri padri, senza apportare nessuna miglioria spesso a questi monumenti. Stiamo parlando di una cattedrale dove accendere una candela costa 5 euro, quindi capite bene quante candele vengono accese in Notre Dame ogni giorno e capite bene che possono anche esserci i soldi in combinazione tra lo Stato e la Chiesa per ristrutturare bene Notre Dame. E dove un'azienda di restauro che restaura un edificio architettonico della valenza culturale, sociale, politica come Notre Dame ha, non deve essere affidata a una ditta qualunque. Ogni individuo che compone quella ditta deve essere valutato dal punto di vista curriculare in maniera molto attenta. Siamo in un'epoca troppo superficiale, dove serve apparire un attimo, una fiammata appare in TV e siamo tutti catalizzati. Tra 5 giorni non se lo ricorderà più nessuno, ce lo andremo a ricordare quando andremo in Francia per andare a vedere. E lì vedremo i teli che custodiscono Notre Dame, su cui campeggeranno delle pubblicità miliardarie che andranno ad essere affisse. In questo momento nel mondo stanno succedendo cose ben più gravi. Vi dico solo che nel mondo in questo momento stanno succedendo cose molto più gravi del rogo di Notre Dame. Succede nei nostri mari, succede in Libia, succede nei paesi del terzo mondo, succede ovunque, ovunque cose ben più gravi. Non facciamo distoglierci dai problemi reali andando a guardare un rogo che sì,
è stato devastante dal punto di vista emozionale, diciamo pure la verità, ma dal punto di vista architettonico e dal punto di vista del valore sociale e dal punto di vista del valore congruo delle cose, non è stato nulla di grave. Non è stato un vilipendio alla nostra cultura, non è stato un vilipendio alla nostra storia, tutto quello viene conservato nella memoria dei libri e se vogliamo possiamo andarcelo a studiare sempre. Sempre potremo sapere ogni angolo di Notre Dame. Come studiamo i greci, come studiamo i romani, pur non avendo più le loro opere in piedi. Eppure abbiamo un grande sunto di ciò che è. Eppure è vero che dobbiamo conservare ciò che abbiamo, ma quello dipende dalla coscienza di ognuno di noi quando andiamo a votare, quando siamo in posti di prestigio, quando esercitiamo il nostro essere semplici cittadini di un mondo che sta andando via via perdendosi. E questo è il più grande dispiacere. Vedere andare a fuoco Notre Dame per me è stato vedere bruciare la fiamma della superficialità. La fiamma della superficialità, perché se un domani mi diranno che Notre Dame è andata a fuoco per un cortocircuito o per qualcuno che aveva lasciato un mozzicone di sigaretta dove non doveva, io mi arrabbierò molto di più che non sentendo che si trattasse di un attentato. Detto ciò, vi ho lasciato un pochettino di cose su cui riflettere, della storia dell'arte, del concetto di restauro, di cos'è l'arte dal punto di vista storico-artistico, no? Ovviamente ogni pezzo d'arte è importante, ma non è una tragedia. Se volete invece, vorrei parlarvi di ciò che era contenuto dentro Notre Dame in un video, perché quello non lo vedrete più per molto molto tempo. Quindi se vi interessa sapere cosa vi siete persi, fatemelo sapere. Per spiegarvi tutto quello che c'era e che comunque non vi preoccupate perché potrete rivederlo tra qualche anno ripristinato, restaurato, con un restauro integrativo massiccio, ma possibile grazie alle fonti fotografiche che sicuramente ci sono e che non faranno perdere neanche un centimetro di Notre Dame. Detto ciò, spero che questo video vi abbia interessato, lasciatemi il vostro commento qua sotto, per favore mantenete i toni pacati nella conversazione, i punti di vista sono tutti validi e lo scambio culturale è fatto anche dei punti di vista differenti. Forse siamo arrivati a questo momento di ottusaggine, ecco, nel centrare il focus perché siamo tutti troppo concentrati nel pensare di avere troppo ragione. Io non penso di avere ragione in quello che ho detto, penso di aver espresso la mia opinione, ma mi farebbe tanto piacere conoscere anche la vostra. Vi mando un grande bacio, mando un grande bacio a tutti i nostri amici francesi che comunque hanno perso un pezzo della loro storia e della loro cultura, ma che presto verrà ripristinata e che comunque da questo trarranno grande giovamento nella vicinanza degli altri popoli. Vi mando un grande bacio e sono sicura che l'arte quella sera mentre bruciava ci ha trovato tutti insieme davanti alla TV a dire che peccato. Ricordatevi sempre questa sensazione e guardate tutte le opere d'arte con la consapevolezza che tutto può finire in un attimo. Quindi state più attenti quando andate a sbirciare con gli occhi all'interno dell'arte perché troverete meraviglie che non sempre rimarranno lì per sempre. Un grande bacio a tutti, al prossimo video. Ciao!